Anche questo. Purtroppo, come vede, sto partendo, commissario. Non potrò dedicarle che... Ecco. 10 minuti. Lo consideri un privilegio. Ai tanti che vengono a trovarmi in genere non ne concedo che 5. Ma la sua tenacia merita un premio in più. È armato per caso? Mi hanno detto che lei è una specie di crociato del bene. Le piace lottare contro il drago. Però, mi scusi, commissario, posto che effettivamente io sia il male, pensava di potermi sconfiggere con questa? Ma via. Guardi, guardi questi splendori. Le sembra forse la casa di un bandito? Io sono un collezionista. E quella è la collezione alla quale tengo di più. Una collezione di anime. Ecco, qui dentro c'è un grosso industriale. Qui un alto funzionario di un ente pubblico. Questo è tra i più grandi banchieri d'Europa. Questo è un ministro. Io colleziono le loro malattie nascoste, il loro marciume, i loro segreti. Per ricattarli? Ricattarli? No, commissario. Non esistono ricatti nel nostro ambiente. Esistono solo contratti, merci di scambio, come queste informazioni riservate. Per la democrazia, la corruzione è esattamente come il lubrificante per un motore. Ha un odore nauseabondo e sporca, ma non se ne può fare a meno. Ma adesso il suo affare è saltato. Sarebbe a dire? Le do qualche informazione. Tano Caridi è stato arrestato. Il senatore Salimbeni dovrà rispondere al Parlamento. E l'affare delle internazionali è fallito. E presto anche il suo treno verrà fermato. Ha perso Espinosa. È tutto? Sì, credo proprio di sì. E penso che basti. Così è riuscito a metterci i bastoni tra le ruote. Bravo, le faccio i miei complimenti. Però lei si sbaglia. Sì, si sbaglia, commissario. Io non ho affatto perso. E vuole sapere perché? Perché quelli che comandano e decidono davvero sono con me. Quel treno era solo il primo di una lunga serie. Altri ne verranno. Perché tutto il mondo è d'accordo. Tutto il mondo! Questo affare è necessario ai governi di molti paesi. E noi lo faremo, che a lei piaccia o no. Noi chi? Noi che comandiamo. Noi che siamo al di sopra di tutto, perfino al di sopra di quella legge con la L maiuscola di cui lei è un così strenuo paladino. Sa, commissario, gli uomini come me sono un po' come quegli artisti che sanno creare il capolavoro mettendo insieme materiali diversi. La creta con i diamanti, l'oro con il rame, la pietra grigia con i colori della tavolozza. Lo capisce? Io mi occupo solamente di assemblare la grande finanza, la grande criminalità, il potere politico, tutto insieme. Questo è il potere. Il suo tempo è finito, commissario. Finito davvero.
tutti i sensi del termine. Mi farà uccidere? No. Non adesso. Non qui. Non io. Chi allora? La forza delle cose. Lei è un uomo intelligente, commissario, lo capisce, non è vero? Ormai conosce troppo. È il capolinea. Non le sarà permesso di fare un passo di più.